il taglio ad un maxi burrito a dare l'avvio ufficiale alla 13ª edizione del mercato internazionale di Arezzo, la 3 giorni dedicata ai sapori provenienti da tutto il mondo. In città sono arrivati 260 operatori provenienti da 33 paesi diversi. Siamo di Malaga, facciamo la paella più buona del mondo. Dai classici intramontabili, la paella spagnola, il caviale russo, ma anche molte novità come le spezie e i formaggi della Provenza, lo speck del Trentino, insomma ce n'è per tutti i gusti, ma soprattutto tantissimi anche stand no food che sono cresciuti moltissimo nelle ultime edizioni e oggi sono più di 130 banchi che propongono appunto gettistica e culture e tradizioni del mondo. Io e Lituano. Questa è ceramica. Campanella. Candelina. La kermesse lanciata da Confcommercio e FIVA anche quest'anno riproporrà di stand in stand il suo coloratissimo giro del mondo tra sapori e tradizioni internazionali. L'offerta multietnica è sempre molto affascinante dal punto di vista dell'offerta commerciale, ma l'importanza di queste nuove ultime edizioni è quella della presenza nel nostro territorio delle aziende aretine, che sono sempre di più, quest'anno sono 90. E un'altra idea che ci piace per seguire anche in futuro, continuare su quest'onda, è quello di allargare appunto questo mercato che si va via via espandendo con una sorta di contaminazione appunto multietnica anche nelle strade diverse della città, contaminando un po' tutto il centro. Ovviamente sotto la lente di ingrandimento anche la questione sicurezza. Definendo questo un evento dinamico, caratterizzato dalla circolarità delle persone, sono stati previsti ogni tot metri, quindi ogni numero di banchi, dei varchi di deflusso che all'emergenza appunto le squadre degli steward che opereranno all'interno dell'area provvederanno ad instradare e ad invitare le persone ad uscire in modo di evitare in alcuni punti il sovraffollamento. L'area del mercato internazionale, come sempre, sarà quella compresa tra il parcheggio Eden e Piazza Sant'Agostino. I banchi resteranno aperti sino a domenica 15 ottobre dalle 9 alle 2 di notte. Cioè io propongo qui lo speck, salami, guarda qui i canedoli, wurstel, abbiamo tante cose, signori. Guarda qui, perché noi, tutta roba nazionale nostra, produzione propria, eh?